Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video sui Factions, benvenuti in questo nuovo episodio in cui andremo a fare tantissime cose. Allora, come vedete sto ancora a 1.200.000 dollari, sono entrato in una nuova fazione che è tra le più grandi del server, è la fazione tra le più grandi del server e hanno una base gigantesca. Questa è una specie di settore per quelli che sono entrati nuovi e di cui la gente non si fida, perché ovviamente l'admin è furbo di questa base. Ha fatto tanti settori in cui non si può andare in un altro settore, così se uno entra e tenta di rovinarci la base, ovviamente non si rovina, perché lui non conosce le altre spawn e conosce solo questo. Quindi io attualmente sto qui, ovviamente l'admin mi farebbe far vedere anche l'altra base, ma attualmente non è online. E in questo episodio voglio fare un paio di custom enchant e di parlare di una nuova cosa che hanno appena aggiunto, che si chiama levels, i livelli. Hanno aggiunto i livelli e come vedete sono arrivato a livello 1 perché ho sbloccato il primo livello. Per sbloccare i livelli, per salire di livello, bisogna semplicemente usare l'esperienza, e questa cosa l'hanno aggiunta perché la Mojang ha cambiato l'Eula. Cioè l'aveva già cambiata, ma questa volta hanno deciso di blacklistare tutti i server pay to win, e visto che questo server è pay to win come tutti gli altri factions, hanno deciso di fare questa cosa. Quindi ora ora tutta la roba che c'è in vendita allo shop la potete sbloccare giocando, semplicemente giocando. Vi faccio vedere. Allora, volete il kit guardian? Lo potete sbloccare arrivando a livello 21 e dopo potete usare sempre il kit guardian ogni 3-4 giorni, come c'è scritto nello shop. Volete il kit dark knight? Perfetto, dovete arrivare a livello 19, quindi vedete quanta esperienza dovete sbloccare? Cioè dovete sbloccare tutti questi quadratini con l'esperienza, quindi dovreste farvi tipo una cacchio di base, un cacchio di mob spawner, così potete fare i livelli. E ci sono anche le legendary key da sbloccare, potete sbloccare tantissime cose fantastiche, e c'è anche questo permanent tempest kit che è a livello 30, che deve essere un qualche kit nuovo che io non ho ancora visto, nuovo che hanno appena aggiunto. E mi sono fatto, quindi sono entrato in questa base per qualche episodio, giusto per farvi vedere un paio di basi grandi in questo server, e ho comprato questa spada Haste Aspect 1 a Brusher 2 per farmare esperienza, perché qui ci stanno i mob spawner di Blades. E questa spada è bella per farmare perché c'è Mob Brusher 2 che ti dà più esperienza dai mob, e Haste Aspect 1 che ti velocizza l'attack speed, aumenta l'attack speed della spada, quindi colpite molto più velocemente. Guardate, aspetta. Sì, dovrebbe attaccare molto più velocemente quando... forse già attacca velocemente. Sì, quando attacca un mob dovrebbe andare molto più velocemente. E quindi volevo darci anche un nome. PV1. Ok, le name tag. E ci volevo dare un bel nome, fantastico. No, aspetta, vediamo se riusciamo a dargli il nome. Name tag. No, credo che non sia questa la name tag che devo prendere. Ecco, è questa qui. Questa è del vanilla, non funziona, perfetto, mamma mia. Ok, questa, ci diamo un bel nome, vediamo che diamo il nome darci. Non so ancora come si fanno i nomi clorati, se sapete come si fa ditemelo per favore, perché non lo so. Chiamiamola XP Babe. Cosa vi ricorda questa spada? È una bella citazione a qualcosa. XP Babe, eccola qui. XP Babe, fantastico. Allora, vediamo un po'. Che cacchio. Questo qua sta cercando in tutti i modi di starmi davanti, darmi fastidio, non lo so perché. Va bene, vuole tanto starmi vicino, ma basta, sono 3 ore che mi sta davanti, quindi mi sono nascosto da lui volando, che lui non può volare, quindi sono a posto. Quindi, allora, fatevi pensare, che devo fare? Ah sì, apriamo un paio di chiavi se riusciamo e andiamo a farmare un po' di esperienza, così riusciamo a farci un paio di custom enchant. Apriamo queste daily, le voting e la drop party crate, sì, perfetto. Allora, prima cosa, oh mio Dio, mi sono incastrato, andiamo a farmare un pochino. Vediamo come funziona l'XP Babe, come funziona, spero che funzioni bene. Qua c'è un po' di... ci sono un po' di blades per me o ce li ha solo lui? Andiamo dall'altra parte. Qua dovrebbero esserci un bel po' di blades. Eccoli, 4 blades, 10 blades. Qua sono già morti tutti. Ok, ce ne sono. Ok, qua ce ne sono tanti, credo. 27. Perfetto. Ok, questo, come vedete, guardate quanti livelli sto facendo. Così, a gogo. Ne sto facendo tantissimi. Ah, poi se è vero, sto salendo di livello con la spada.
Giusto, perché io salgo più velocemente con la spada. Ok. Qua invece non ce ne sono, perfetto. Quindi questo è semplicemente fare... Devo semplicemente fare i livelli per poter farvi vedere degli opening custom enchant. Però adesso, serve sta un po' laggando oggi. Andiamo allo spawn e facciamo un paio di aperture di chest. Speriamo di trovare delle money posh di livello 3 che sono potentissime quelle, perché vi danno, penso, soldi a 6 cifre, credo. E vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Drop party crate. Qui. Oh, ho trovato $1000. Va bene. Voting crate qui. Allora, ho trovato una money posh 1. Va bene, dai. Vediamo cosa ci troviamo dentro. Ah, peccato. $6400. Credevo di trovarci qualcosa di più bello. Cos'è? What? Un iscritto mi ha dato questa. Grazie, ma non mi serve. Grazie lo stesso, è solo sharpness 2. XP baby qui, perfetto. Niente. Ho trovato pochissimo. Allora apriamo i daily crate. Ho trovato una god apple e 4 blocchi di ferro. Questa roba ce la teniamo. Mettiamola nel PV3. No, mi confondo sempre. PV4 e mettiamo giù tutte queste robe interessanti. Nella e-chest dovrei avere un bel po' di roba interessante, credo. Vediamo, sì, c'ho dei custom enchant. Niente che mi possa servire. Ah, sta aspect, tanto ce l'ho già sulla spada. Sì, sono enchantment bruttini. E forse in questo episodio andiamo a fare PvP al centro. Non so adesso precisamente cosa andremo a fare, ma vedremo un po' cosa possiamo fare. Oh, c'è un nemico. Non ci credo, non posso tornare alla base perché c'è un nemico qui della nostra fazione. Questa fazione credo che ci rimarrò per qualche episodio e poi me ne andrò via. Quindi non ci rimarrò per sempre, non è un problema. Devo farmi adesso una spada potente. Sto usando l'ascia perché l'ascia è fantastica nei faction, perché distrugge l'armatura del nemico. Quindi se fate quest'ascia sharpness 5 e ci mettete tutti i custom enchant, diventa come una spada, solo che in più distrugge l'armatura del nemico. E se il nemico gli si distrugge un pezzo di armatura, sapete perfettamente che muore subito e vincete la battaglia. Perfetto, ho farmato davvero tantissimo qui nel mob spawner dei blades. Guardate quanti blades mi sono fatto. Quindi andiamo a vendere tutti questi blades e vediamo. Sell hand item, facciamo sell item, no item, facciamo sell hand. E what the fuck, ho fatto $28,000 con 976 blades e sono rimasto qui a farmare credo 15 minuti. Buono, con la XP babe, con la haste aspect e Mobrusher 2. Quindi fare i Blazerod è un modo, è un buon modo per fare soldi. Quindi se avete dei Blazerod, cercate di farmare. Io ne ho uno, come vedete, ma non l'ho ancora piazzato perché pensavo di venderlo. Ora che abbiamo 8000 di esperienza, credo, sì. No, aspetta. Abbiamo 8000 di esperienza, 8300, andiamo allo spawn. No, non serve, è vero. Apriamo un paio di Epic Enchantment Star, perché queste ci servono. Apriamole tutte, vediamo un po'. Allora, ovviamente quando fate i custom enchant non dovete metterne tanti che si distruggono. Cioè, se un custom enchant si distrugge, cioè fallisce, la vostra spada, la vostra armatura si distrugge. Quindi state molto attenti a quali custom enchant usate. Abbiamo trovato Headless 1, buono. Questo ci fa droppare le teste dei nemici. E questo lo vorrei perché è troppo figo. Quindi cerco di piazzarlo sulla spada. Anche l'ascia vorrei migliorare, ma per ora penso che in questo episodio userò la spada. Blind Aspect 3, 25%, fa schifo. Qua abbiamo delle ceste in cui possiamo condividere le star, quindi le metto qui da qualche parte. Cerco di capire, ecco, dov'è qui la chest. Qua c'è Ice Aspect al 20%, Vampire Aspect. Vabbè, l'ha preso tutte Ser Glacial, vabbè. Non capisco, la roba si condivide, ma questo qua mi prende tutto solo perché ho aperto la cesta, ok. Qui mettiamo, allora, abbiamo Poison Aspect 2 all'80%, Nether Skin che ce l'ho già, che ci dà Fire Resistance infinita, è buono. Shock Aspect a 70%, 70% di distruzione non è buono perché potrebbe distruggersi, questo fa più schifo. Questo proprio al 10%. Li sta rubando, non capisco. White Aspect 3. Questo è rischioso, ma potrebbe funzionare. Headless, Shock Aspect 2.
Questo è bello. Lo possiamo mettere sulla chestplate e funziona. Blind Aspect 3, no, che schifo. È al 70% di distruzione. Questo è buono. Cioè, è pochissima la percentuale di successo, però è bassissima qua di distruzione. Quindi proviamo a piazzare questo. Allora, cominciamo con Ice Resistance. Speriamo che non si distrugge. No, se si distrugge perdo il Nether Skin. Però no, non si può distruggere, è impossibile. Cioè, c'è l'85%, ecco. Sembrava strano. Poison Aspect, questo, 15%. Porca miseria. Vabbè, tanto è solo una spada di serie. Porca miseria. Però la spada non si è distrutta. Ok, abbiamo avuto fortuna, però che schifo. Poison Aspect. Va bene. Mettiamolo. All'80%, ecco. Funziona. Nether Skin ce l'ho già, come ho detto. Shock Aspect non credo che lo metterò perché è rischiosissimo. Pure questo è rischiosissimo. Questo lo metto sull'ascia. Headless lo voglio mettere. Lo metto sulla spada perché Headless dovrebbe sicuramente andare quasi. Porca miseria, non è andato. Però ho avuto la fortuna perché non si è distrutta la spada. Wither Aspect, questo è rischiosissimo, ma lo metto sull'ascia. E ha funzionato. Wither Aspect 3. Fantastico, è il massimo Wither Aspect 3. Fantastico. Abbiamo... Headless non ci ha funzionato. Però dovrei avere un altro Headless che potrebbe funzionare. Metto la roba qui che non mi serve. Sì. Sì, sì. Perfetto. Vediamo un po'. Qui se abbiamo qualcosa di interessante. Slime 1 è interessante perché rallenta. È al 93%. Proviamo a metterlo sulla spada. Instant Teleport, questo è fantastico, è dal 100%. Si mette sulla chestplate, provo a metterlo sulla chestplate. Mi teletrasporta automaticamente al nemico. Ed è fantastico perché... Mamma mia. Mi teletrasporta in automatico verso il nemico. Provo a metterlo. Allora, vai. Nice. Nice. Perfetto. Buonissimo. Era unico quello lì. Mettiamo anche questo che è il 93%. Sì. Ha funzionato, nice. Ha funzionato, era forse metterlo sull'ascia, però chi se ne frega. Ok, mamma mia, abbiamo fatto dei custom enchant, ci sono andati bene. Abbiamo aperto le chest, credo. Quindi, adesso, o andiamo a cercare un raid o provo a fare PvP. Ma credo che andrò a fare un po' di PvP perché non credo di avere un raid pronto. Sì, ho tutta la roba che mi serve. Ci mettiamo un paio di instant health, se ce li ho. Vediamo se ce li ho. No, non ce li ho. Vabbè, chi se ne frega. Andiamo allo spawn e vediamo cosa possiamo fare. Oh, qua c'è uno. Lo uccido. C'ha Godepoli in mano, ma prima cerco di attaccarlo. Poi vediamo cosa fa. Sta scappando. Eminem. Eminem 40.002. No, Eminem 4.002. Ok, ha bevuto la strength. Si sta preparando per attaccarmi. Il problema è che io devo usare feed. Mi devo curare. Ok, questo... Oh, questo ha bevuto la Fire Resistance. Oh, che bello. Che bello. Questo vuole distruggermi l'armatura. Perfetto. Perfetto. Se vuole distruggermi l'armatura. Ah, mi teletrasporto verso i nemici, è vero. È vero che c'ho l'instant teleport. Ok. Ok. Nice. Vai. Dai, teletrasportati. Perché non si teletrasporta? Forse si teletrasporta solo certe volte. Senti, distruggiamogli l'armatura. Distruggiamogli l'armatura perché adesso ho capito cosa il gioco farà. Ma non c'ho la Fire Resistance, ecco. Strano. What? Oh mio Dio, questo è il teleport, oh mio Dio, questo è l'instant teleport. Dai, vieni qua, ti prendo. Sì, oh mio Dio. Oh no. Devo che polare. Ok. Anche i miei amici mi stanno aiutando. Vieni qua. Dai, siete trasporti in questo momento. Sta laggando il server oggi. Però ho voluto ugualmente registrare per portarvi un video. E quindi devo per forza. Tanto anche lui sta laggando. Non è un solo mio problema. Ecco. Dobbiamo bere speed. Vai. Credo che la sua armatura si sta per distruggere. Non ne sono tanto sicuro, ma potrebbe. Allora, visto che è speed 2 non corro ed è ferito.
Perché, che bello. Sono salito di livello con l'MCMMO, quindi la gente si ferisce se uso il tasto destro. Finalmente, perché è utilissimo. Comunque, continuiamo così, gli distruggiamo l'armatura. Appena si distrugge un pezzo, io comincio ad attaccarlo di spada e lo distruggo. Mi faccio un po' di godep. No, sta andando nel lago. Spero che anche lui non abbia una base con la trappola. Spero. Mi vuole buttare giù. Guardalo. Come è diventato cattivo adesso? What? Dove è andato? Scappato? Ah, è là. Lo vedo. Uso il fix all, credo. Dove sta andando? Sta scappando via. Dai, dove cacchio è andato? Eccolo. Fix all. Vai. Ah, non posso. Ok. Oh mio Dio, è cattivissimo. Ok, questo è forte. Vai. Faccio anch'io adesso un po' male. Vieni qua. Mi vuole, vuole mettermi in trappola. Vuole mettermi... Come fa a mangiare e a correre? Mi vuole mettere in trappola, è sicuro. Ok. Guardalo. Devo correre. Devo usare la speed. Mamma mia, è troppo tenso. C'è troppa tensione in questa battaglia. Devo distruggergli un'armatura. Ok. Usiamo anche noi. No. No. Ok. Basta, mi sono rotto i coglioni di questo. Mamma mia. Vieni qua. Continua a gheppolare. Vieni. Mi vuole far perdere tempo. Oh, ha chiamato il suo amico. Ha chiamato il suo amico questo. What the fuck? Ha chiamato il suo amico. No, no, scappo. Scappo. Chi è tutta sta gente? What the fuck? Chi è sta gente? Non ci credo. Non ci credo. È tutta una trappola questa. Che bastardi. Sono in gruppo. Il problema di giocare da soli è questo. A fare PvP da soli. Ecco, mi hanno distrutto la... Mamma mia, mi hanno distrutto l'elmetto. Ok. Dobbiamo teletrasportarci, dobbiamo usare la fly, ma... Non credo di... vabbè, non credo di farcela. Voglio usare l'arco per mettermi in combat. Via. Vai, vai, scappa. Oh, finalmente si è stoppata la ferita. Non c'ho nel metodo di ricambio. Mi dimentico sempre l'armatura di ricambio, di portarle. Enderpearl, dai. Usa. No, no, ancora non posso andare là. Dai. Enderpearl. Funziona, dai. No. Sì. È funzionato. C'ho quasi tutto distrutto. Non può distruggermi anche la cosa. La cesped ha tutti i custom enchant più potenti. Ah, sono stato in gruppo. Se no l'avrei ucciso quello. Porca miseria. What? Dove cacchio è andato? Dai, vola. Sì. Sono scappato. Forse c'è l'obsidian, non mi ricordo se c'era l'obsidian, questo no. Faccio una finta, torno indietro. Ok. Fix all. Oh mio Dio, mi sono salvato per un pelo. Mamma mia. Voi non ci credete, ma è difficilissimo scappare in queste battaglie quando ti gankano in questo modo. Il termine gankare è proprio questo. Uno continua a combattere, a perdere tempo finché non arrivano i suoi amici a distruggermi. Però mi sono salvato. Mamma mia. Facciamo subito spawn. Porca miseria, che battaglia. Che peccato. Ovviamente non crediate che sia così facile fare le battaglie qui nei faction. È già tanto che mi sono salvato in questo modo.
Veramente. Sono arrivati in 5, in 6, ma quanti cacchio erano per... Hanno tutti... Mamma mia, che schifo. Hanno cercato insieme di distruggermi. Con lì l'avrei distrutto, secondo me. Perché sarei ritornato indietro e avrei fatto il fix all. Avrei riparato l'armatura, avrei distrutto. Io continuavo a usare l'ascia. Sapete quante volte l'ho colpito? Perché scappava. E perché scappava? Perché è un codardo, perché voleva aspettare i suoi amici. E invece non sono morto. Perché non funziona lo spawn? Forse perché sono in fly. Vai. Perfetto. Mamma mia. Mi sono salvato. Spero che siate contenti che io mi sia salvato in questo modo. Mi sono salvato. Per fortuna la mia armatura non si è distrutta. Porca miseria. Prendiamo altre armature da qui. Niente, per questo video ho avuto sfortuna nel PvP. Ho seguito una persona sbagliata, perché conta la persona giusta che seguite. E devono ancora aggiungere il duel nei faction. Appena aggiungono i duelli, cominciamo a fare i duelli con gli iscritti, eccetera eccetera. Sapete, fate slash duel come nei factions, negli altri server, e duellate la persona con un kit predisposto che scegliete insieme, o un kit che vi portate da casa. No, spero un casino che aggiungano quel comando, perché senza quel comando i faction non hanno senso. Quindi spero che aggiungano i duelli in futuro. Spero che vi sia piaciuto questo video su questa specie di opening, diciamo custom enchant, un showcase della base in cui, della fazione in cui sono entrato, e spero vi sia piaciuta un po' la battaglia. Ho cercato di uccidere, ma quando poi si presentano 7 persone lì tutte intorno che aspettano che mi ammazzino, niente, bisogna sempre battere la ritirata. E spero che vi sia piaciuto questo video sui faction, ditemi cosa ne pensate nei commenti, lasciate un mi piace per supportare la serie, perché a me mi invoglia fare più video se vedo tanto supporto da parte vostra, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!